mi sembra sia stato un grande successo di pubblico e di critica. Ci sono alcuni dati che però sono incontrovertibili, per esempio la Notte dei Musei, oltre 3.000 cittadini hanno visitato i nostri musei e più di 5.000 durante la settimana d'Annunziana. Tutte le televisioni italiane si sono occupate del festival e molti quotidiani nazionali, e con la rete alcuni eventi tipo lo Scudetto Cup sono stati seguiti da molti paesi oltre l'Italia. A me pare che il festival sia andato molto bene, che si affermi come contenitore culturale multidisciplinare e che svolga un ottimo lavoro, grazie a Gabriele D'Annunzio, di promozione dell'Abruzzo e di Pescara in Italia e nel mondo. È un patrimonio che appartiene da 5 anni a questa parte a tutta la città e che spero che chiunque abbia l'onore e l'onere di rappresentare la città di Pescara e la regione Abruzzo nel prossimo quinquennio riesca a mantenere e se possibile anche valorizzare.